Questo video è molto atteso da giorni da molti di voi. Eccoci, finalmente è un video che avete aspettato da tanto tempo, che è quello del personaggio misterioso di Scam 5, la serie TV che sapete noi tutti amiamo e vi ho lasciato in sospeso per circa una settimana per raccontarvi il personaggio misterioso che insieme ad altri ho inventato o comunque ho ricreato in una ipotetica sceneggiatura di Scam 5. Nel caso in cui il regista Bessegato, Cross Production, tutti gli altri autori, sceneggiatori hanno voglia di ascoltarci, perché tra l'altro ho messo dei contributi anche che mi avete mandato direttamente voi in DM su Instagram e vi dico: scrivetemi, seguitemi su Instagram, fate like a questo video, supportatemi, perché più siamo e meglio è. È una community forte che può parlare direttamente con la produzione e magari influenzare quella che sarà la quinta stagione di Scam. Sono molto positiva e ottimista, secondo me la faranno la quinta stagione, anche perché la quarta stagione di Scam Italia è andata molto molto bene. Ci potrebbero essere degli accordi con i norvegesi e degli accordi con Netflix, quindi sono speranzosa. Pertanto cominciamo subito con il personaggio che ho lasciato in sospeso l'altra volta. Voi mi avete dato tantissime idee che farò in un altro video, ok? Metto insieme tutte le idee che mi avete dato voi per lo sviluppo di un, diciamo, quarto personaggio. Vi ricordo che i primi tre sono Luchino, Elia e Silvietta. Ma vi metto qua sopra l'altro video se volete andare a vedere quello che io mi ero inventata per una quinta ipotetica stagione per loro. E questo quarto personaggio che si intreccia nelle storie di vita, per me è una donna. È una donna e tra l'altro noi vediamo molti drammi, molte cose pesanti, molte situazioni emotive in un certo senso e psicologicamente pesanti negli altri personaggi, no? Ognuno di loro ha un tema, ha un qualche difficoltà da superare. Questa ragazza che invece io voglio inserire nel gruppo, nella quinta stagione, è innanzitutto inedita, non si è vista nelle altre quattro stagioni ed è una donna, per bilanciare un po' il fatto che ci siano comunque già Luchino e Elia, poi c'è Silvietta che già conosciamo, e volevo introdurre una novità con questo personaggio, questa ragazza, che dal mio punto di vista ha circa 21 anni, è universitaria ed è una amica, diciamo, compagna di classe di università di Giovanni. Ah! Sì, adesso vi spiego bene. Cioè, com'è che viene introdotta nel circolo, nel gruppo di persone? E Giovanni in università, come sapete, lui è andato a fare l'università, che dobbiamo ancora capire quale, comunque, l'università, e lei incontra lei, inventiamocelo, Alice, ok? Nella mia mente Alice è una ragazza di origine straniera, per metà italiana e metà straniera, magari sudamericana, magari brasiliana, no, non lo so. È comunque di origine straniera, nata e cresciuta in Italia, ma diciamo di due nazionalità diverse da parte dei genitori, e che si porta quindi dietro tutta una serie di tradizioni, particolarità, anche a livello di identità sia fisica che caratteriale, che di modo di fare. Si vede che è una persona che ha appunto doppia nazionalità. E lei viene introdotta al gruppo perché è batterista. E Giovanni, appena chiacchiera con lei nei corridoi dell'università e scopre che lei sta cercando un gruppo in realtà con cui suonare, perché studia batteria da diverso tempo, da sola, e sostanzialmente dice: ah, beh, bella idea, noi abbiamo questo gruppo che ancora non sappiamo come si chiamano, i Contrabbandieri, però forse ci chiamiamo un altro nome, comunque facciamo della musica super cool, devi assolutamente venire alle prossime prove. Ti presento Elia e vediamo se riusciamo a fare una jam session, cioè una improvvisazione, insomma, e capiamo se c'è spazio, insomma, anche per te. Lei, tutta entusiasta perché stava comunque cercando già una band, va al primo incontro, e nell'incontro ovviamente c'è anche Luchino,
che ovviamente cerca di capire se da lei com'è, come non va, se ha già suonato in altre band. Lei è una persona molto positiva, molto ottimista, una chiacchierona, una che comunque sa ascoltare, perché quando poi Giovanni e Lia gli presentano il gruppo, il tipo di musica, i pezzi che hanno già scritto, lei è molto entusiasta innanzitutto del progetto e allo stesso tempo cerca di capire che tipo di contributo può dare anche lei, no? Oltre a capire le musiche. Comunque si entusiasma immediatamente della cosa e insieme si vedono quindi scene dove loro vanno nella loro saletta prova, che normalmente è uno scantinato, non so voi se avete mai suonato in una band emergente del liceo, delle università, comunque non sono mai sale studio della Madonna come ce l'immaginiamo. Comunque si ritrovano in saletta, provano, scrivono insieme, escono, vanno ai concerti, quindi tutta il personaggio di Alice è legato al mondo musicale, quindi al fatto che lei sia appassionata di musica, di batteria, che insieme a Giovanni e Lia vadano a fare le prove, a cercare lo studio, a cercare una casa di discografica anche emergente o indipendente che li possa in un certo senso supportare. Insieme a Luchino cercano di capire in quali locali di Roma possono mettersi a suonare e il finale della quinta stagione, dal mio punto di vista, sarà proprio un loro concerto organizzato da Luchino in un locale di Roma, dove loro suoneranno e li vedrà una discografica che nella fattispecie appunto cerca band emergenti interessanti e li ingaggerà per fare il gruppo spalla di un gruppo più famoso in tour. In un mini tour nei locali italiani, e quindi questo sarà l'entusiasmo finale della quinta stagione, così come me la sono immaginata. Ovviamente non ci saranno soltanto cose positive, ma ci saranno dei momenti di tensione, specialmente con Silvietta, che vede in questa ragazza una potenziale, diciamo così, minaccia per lei e Luchino, e però fin da subito Luchino, che è una persona positiva, un ragazzo d'oro, la coinvolge nella storia, nella band, eccetera. Il Silvietto ovviamente gelosissima, nel frattempo che anche lei ha i suoi allontanamenti mentali e sentimentali da Luchino, però allo stesso tempo lo vede allontanarsi perché lo vede entusiasta di questa ragazza. E quindi dice no, insomma ci sono alcune tensioni da quel punto di vista, ma la cosa bella invece è che in realtà Elia si innamora di lei e lei prova dei sentimenti anche per lui. Non so se sviluppare bene questa storia d'amore, amore e musica, ecco, che mi piacerebbe tantissimo. Sicuramente lui è interessato a lei, si innamora, la trova affascinante con questa sua passione per le ritmiche, la batteria, la musica, ma allo stesso tempo non vuole rovinare il rapporto che c'è ormai instaurato all'interno della band, all'interno del gruppo musicale, quindi è lì per fare il primo passo ma non sa se farlo, non vuole dire niente a Giovanni proprio per non creare tensioni, insomma diventa una situazione particolare. Lei, anche lei, gli piace Elia ma non è sicura se lui ricambia, quindi non vuole fare il primo passo, quindi c'è sicuramente questo stato di tensione dove entrambi si vogliono, si piacciono, ma uno per non rovinare il gruppo, l'altra perché non è sicura di sé o del sentimento che l'altra persona prova per lei, non quagliano, in poche parole, come si dice dalle mie parti. E quindi potrebbe essere un exploit finale nella puntata finale, proprio come dire a fine concerto, me la vedo proprio la scena, a fine concerto tutti gli amici, il locale in subbuglio, tutti a cantare bis, bis ancora, suonate ancora, e loro che ripetono il loro pezzo must, che ancora dobbiamo capire quale sia, ma va bene, e quindi loro rifaranno il loro pezzo, andrà tutto benissimo, la serata fantastica, la discografica che li avvicina a fine serata dice chi è il vostro manager, voglio parlare con voi perché vi voglio proporre una cosa, eccetera. Loro entusiasti, e alla fine proprio l'ultimissima scena dell'ultima puntata sarà loro, Elia e Alice, che si baciano.
si baciano con passione e inizia da lì la loro storia d'amore. Per un ipotetico scam 6, ma lì lasciamo perdere. Non so se vi è piaciuta la mia storia, leggermentissimamente autobiografica, ma proprio un pochino. E fatemi sapere invece voi come sviluppereste l'eventuale personaggio di Alice, perché se avete anche altre idee di altri personaggi potete scrivermi in DM su Instagram o qui sotto mettere un bellissimo commento, così tutti leggono e dicono la loro opinione. Oppure se vi è piaciuto il personaggio della batterista, che tra l'altro è molto, diciamo così, particolare come personaggio, perché si vedono poche ragazze batteriste. Si vedono bassiste, chitarriste, cantanti, ma batteriste no. E invece lei ha proprio questa caratteristica e questa novità, freschezza, novità. È femminile, ma allo stesso tempo ha questo carattere forte, quindi... Non so se vi è piaciuto questo personaggio, se sì lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi ovviamente il vostro commento, perché per me la discussione, chiacchierare, confrontarmi con voi è la cosa principale del mio canale, quindi non siate timidi e scrivetemi qui sotto. Un abbraccio, a prestissimo al prossimo video, ciao!